Un saluto e bentrovati al nostro primo appuntamento con Lucifero si racconta di e con Stefano Napolitano. Ciao carissima. Bentrovato e parliamo di un libro. Parliamo di un libro che è uscito, è stato pubblicato a ottobre del 2020 e ad oggi è già sul web impazza. Voglio dirvi che il promo di questo libro, L'uomo che parla con Lucifero, ha raggiunto ben 156.000 visualizzazioni, così, solo per dirvi una curiosità. Ma la cosa che noi andremo a fare questa sera è scoprire come mai di tanta notorietà in così poco tempo, e lo faremo con l'autore, quindi con Stefano Napolitano, e lo faremo con il pubblico che è qui con noi e che potrà, se vorrà, farti delle domande, e lo faremo anche con un ospite speciale che è Enrico Marco De Graia. Quindi, prima di andare a parlare di questo libro, però, dobbiamo conoscere l'autore. Quindi, chi è Stefano Napolitano? Allora, io inizierei a fare una domanda a tutto il pubblico che è venuto oggi in trasmissione. Una domanda semplicissima. A voi piace il mondo come è fatto, come è governato, come è gestito? Forse qualcuno ha voglia di rispondere, Mi hai messo avanti immediatamente in imbarazzo il pubblico. Allora, una domanda importante. Loro pensano, rifai loro la domanda. Allora, a voi piace il mondo oggi come è gestito, come è governato? Vi trovate bene? Allora ragazzi, vi piace o no questo mondo? Mentre loro pensano alla risposta da darti, tu inizi a raccontarci chi sei. Allora, io mi chiamo Stefano Napolitano, sono nato 57 anni fa a Torino. E a 4 anni e mezzo, fortunatamente, così improvvisamente, inizio a imparare a leggere e a scrivere da solo, proprio a livello autonomo, e inizio praticamente poi a frequentare le scuole elementari dalle Consolatine e le medie dei Salesiani, e imparo a scrivere dei pensieri su dei diari, come ci avevano sempre insegnato, finché poi a 20 anni, dopo un evento che mi era successo abbastanza scatenante, inizio a scrivere delle poesie, poi passo a scrivere racconti brevi e anche piccoli romanzi, senza mai avere l'ambizione di pubblicare nulla. Mi interessava soltanto scrivere per diletto, per scrivere per te stesso, a livello psicologico, per me stesso, esatto. Sì. E poi inizio a collaborare con alcune radio, alcune tv locali, ma nel 2000 improvvisamente decido di scomparire perché non mi piace quello che sta succedendo in Italia a livello artistico. Infatti 20 anni trascorsi mi hanno dato ragione, ho visto una grande decadenza nel mondo dell'arte, specialmente nella musica, nella scrittura, nel cinema. Allora, quindi vi chiederete perché sei tornato dopo 20 anni. È bravo, cioè fai tutto da solo, le domande, le risposte, e questo è. Come mai, infatti, il discorso è: sei un poeta, scrivi da quando hai 4 anni, sparisci dalla circolazione e a un certo punto ricompari in realtà prima come poeta, sì. Diciamocelo. Sì, ho pubblicato un libro di poesie, Pensieri di seconda scelta, che è una raccolta di poesie, sono 90 poesie più alcuni aforismi, alcuni racconti molto brevi. E giusto per far conoscere lo stile di scrittura, che comunque ricorda un po' i poeti maledetti, che poi maledetti non sono, anche lì c'è una storia da raccontare su questa. A un certo punto hai deciso, hai avuto un'ispirazione, è successo qualcosa per cui hai cominciato a scrivere, anzi qualcuno dice di te che tu sei l'uomo che parla con Lucifero, sì, quindi questa... Com'è nata questa esigenza di scrivere un libro e di scrivere questo libro? Allora, la presentazione è un po' esagerata questa. Diciamo che io non avevo nessuna esigenza di fare questo libro perché conducevo in quegli anni in cui ho iniziato a scrivere una vita bellissima, appagata, quindi non avevo nessun problema, nessun motivo di scrivere su Lucifero.
ma improvvisamente una notte nel 2009, a luglio, con una persona che mi ha raccontato di essermi svegliato di notte improvvisamente e di avermi visto battere le dita sul computer in maniera molto, molto veloce, molto continua. Io non mi rendevo conto, ovviamente, è una cosa che ho quasi rimosso perché non la ricordo. E praticamente la sera, io non credevo a quello che mi avevano detto, pensavo fosse uno scherzo. La sera invece, quando torno a casa, finita la giornata, vado sul computer, lo accendo e vedo in fondo a destra una cartella salvata con un numero, cioè 666. E non capisco, penso che sia magari uno scherzo di qualcuno. Invece quando vado a leggere vedo una serie di cioè uno scritto abbastanza lungo, bellissimo, incredibile. E non mi rendo conto di essere stato io l'artefice di questa, perché mi ricordo quello che mi aveva detto questa persona che era con me la sera prima. Quindi ti interrompo così. Quindi è successo che a un certo punto tu ti sei reso conto che in realtà avevi scritto senza volerlo, senza saperlo, non era proprio prevista questa cosa. Quindi addirittura non c'era neanche la voglia di scrivere un libro, di scrivere proprio su Lucifero. E quindi mi spavento. Ovviamente mi spavento, dico cos'è sta cosa, roba qui, chiaro, cos'è? Dice, allora io faccio cose, non mi rendo conto che sto facendo, che sto scrivendo. Vai. E quindi qual è la tua reazione? Allora, inizialmente mi spavento, chiamo una mia amica, una pittrice, che quindi un artista molto sensibile, le racconto questa cosa, mi dice no, non lascia stare, lascialo lì, non toccarlo, avrei avuto un'ispirazione particolare, non te ne sei accorto, talmente forte che non te ne sei accorto. Io lo lascerei lì, non distruggere niente, perché se questa cosa è successa ci sarà un motivo, lo capirai più avanti. Mentre un altro mio amico mi dice, che è esperto di esoterismo, mi dice, io fossi te lo distruggerei. Però io do retta alla mia amica. E l'hai tenuto lì. Ho tenuto lì. Senza fare più niente. Senza fare nulla. Ma proviamo di nuovo a chiedere ai nostri ospiti cosa pensano di questo mondo. Vi piace? Non vi piace? Una domanda semplicissima. Dovete solo dire sì o no. Chi vuole dirci la propria opinione su questo mondo che stiamo vivendo? Io penso che no, non mi piace il mondo in cui stiamo vivendo e che bisogna cambiare, ma non cambiare da lassù, cambiare da qua giù, quindi dal popolo, perché poi a forza cambiando il popolo qualcosa da lassù per forza, tanto siamo noi che mandiamo le persone a governare, quindi dare la colpa a loro o dare la colpa a noi? Chi lo sa? E poi, è una colpa o una responsabilità? Io volevo fare una domanda adesso. Tu ti chiami? Denise. Sono Denise. Denise, se dovessero darti un giorno la possibilità di poter cambiare il mondo, come fosse un buono, no? In cui però devi rinunciare al tuo egoismo, a te stessa, e quindi dedicarti di più agli altri, tu useresti questa possibilità per cambiare il mondo? Assolutamente sì, io l'ho già fatto. Quindi ho fatto questa domanda per dire che Lucifero si racconta è proprio questo, non è un libro che parla di esoterismo, che parla di satanismo tantomeno o di cose occulte, è un libro che dà la possibilità alle persone, se è letto in un certo modo e capito, di trovare il coraggio di cambiare il mondo, perché a quanto pare gli altri non hanno risposto, però penso che siano d'accordo con Denise che il mondo andrebbe cambiato, migliorato, e per fare questo bisogna comunque leggermente annullarsi, essere meno egoisti e pensare di più per le esigenze degli altri. Questo è il mio pensiero. Assolutamente sì, assolutamente ci vuole coraggio, però no, bisogna assumersi una responsabilità. Quando noi vogliamo cambiare le cose, dobbiamo avere il coraggio di fare qualche azione. Allora, a parlare spesso siamo tutti bravi, poi a prendere e muoversi e fare le cose un po' meno, no? Ma e quindi questo ci stai dicendo? O sbaglio? Assolutamente, perché io ho notato che il proverbio classico di tra il dire e fare per il mezzo al mare è un proverbio giustissimo, perché molte persone rispondono secondo l'umore del momento, non secondo un discorso razionale. Io molte volte parlo con le persone, ti dicono una cosa in quel momento, ma passano i giorni e poi alla fine si sono disdette, ci sono ripensamenti. E quindi io mi rendo conto che sono portati a parlare più per istinto che per razionalità. Ma io voglio chiederti questo, no? Noi abbiamo fatto dei discorsi abbastanza
come posso dire, aleatori, perché sono poco concreti. Allora io ti chiedo, in realtà questo libro di che cosa parla? Cioè, ma portaci dentro a quelle pagine. Allora, Lucifero si racconta, parla di Lucifero, che si racconta, racconta la sua vera storia. Questo Lucifero messo sempre, usato come patumiera universale degli errori del mondo, degli errori degli uomini, condannato da Dio a stare in terra e a gestire tutta una serie di situazioni che riguardano il male. Un bel giorno si arrabbia e decide di uscire allo scoperto, quindi uscendo in questo modo ammette di esistere, cosa che lui non avrebbe mai fatto prima, e racconta la vera storia biblica, e partendo dal Big Bang e proprio tracciando il percorso che ha fatto con Dio in origine, fino a poi spiegare le motivazioni del suo allontanamento da Dio, dimostrando... Quindi... ci racconta una storia dal suo punto di vista. Esatto, perché è una cosa che mancava, ovviamente, perché si parla sempre degli uomini eccelsi e dei religiosi, dei fanatici religiosi, delle grandi religioni, ma che Lucifero abbia mai detto la sua non era ancora successo. E quindi ci voleva Stefano Napolitano per capire il pensiero di Lucifero. Io questo non te lo so, non posso assicurartelo. Ti interrompo e lo scopriremo fra un attimo. Ed eccoci di nuovo in studio con Stefano Napolitano a parlare di Lucifero. E Lucifero che tu hai così raccontato in modo diverso, hai dato il suo punto di vista, dando anche delle interpretazioni nuove a una storia che insomma in teoria tutti conosciamo, però in un certo modo, hai messo in discussione alcuni punti. Per esempio, io l'ho letto e ti chiedo, il libero arbitrio dal punto di vista di Lucifero? Diciamo che il libero arbitrio è completamente sballato dal concetto divino, perché Dio ti fa scegliere in maniera imposta, cioè nel senso che ti dice le due strade da prendere, ma ti dice già che se prenderai la seconda non verrai salvato, verrai punito. Quindi è già un'imposizione, tu non sei libero di scegliere, la libertà dovrebbe essere un'altra cosa, un altro principio. Ma io volevo dire una cosa importante, questo, cioè io lasciai questo scritto per diversi mesi sul computer senza mai andarci, questa cartella rimase lì. E poi non so cosa è successo l'anno dopo, 2010, improvvisamente ho iniziato ad avere delle ispirazioni, dei pensieri, delle idee, ho preso in mano questo manoscritto, ho iniziato poi ad ampliare, poi a scrivere tutta la storia. È una cosa hai preso che ad ampliare la storia? Sì, perché ho iniziato poi a fare cosa indagini. Cosa vuol dire? Che ho avuto dei momenti di ispirazione pazzesca, cioè non pensavo di entrare in un campo così contaminato, perché stiamo parlando di qualcosa di molto profondo, cioè preso dei valori, dei principi, dei concetti. Ma che cosa hai scoperto che ti ha... Ho scoperto che, come dicevano il FIBA, tutta la storia è una grassa bugia, è proprio vero. Perché l'ha scritta comunque i vincitori e tutte le cose che ci ha raccontato corrispondono a menzogne, la storia non è quella che hanno scritto. La storia non è quella che leggiamo sui libri. Guarda che stai facendo una affermazione molto potente. Molto grave anche, perché siamo soltanto indottrinati. Noi siamo indottrinati e abbiamo basta. Il nostro ospite sì. D'eccezione comunque, che ringraziamo, prego. Che ci vuole fare una domanda. Sì, volevo fare una domanda perché io il libro ce l'ho, ma devo dire la verità, non ho ancora fatto in tempo a leggerlo, perché ne ho una serie lì in attesa, però volevo chiedere fare una domanda proprio avendo l'occasione, no, di essere qui con Stefano. Il Lucifero che tu hai rappresentato nel tuo libro, quale immagine rappresenta? Perché noi ne abbiamo due di immagini di Lucifero, no? Quella storica, che era il portatore di luce, quindi portatore di saggezza, quindi una figura estremamente positiva. E poi invece la rappresentazione che è uscita tendenzialmente nel Medioevo, che ci rappresenta Lucifero come uno dei fattori negativi della nostra società, e quindi, come dicevi prima, bisogna addossare su di lui tutte le colpe e metterlo, come dire,
davanti a delle responsabilità che in realtà non sono le sue. No, io assolutamente, il Lucifero di cui io parlo è quello originale, cioè colui che è stato creato da Dio come primo degli angeli, quindi il più bello, il più forte, il più saggio, il padrone delle scienze, della scienza, dell'arte, della sapienza. Praticamente le strade si separano quando poi Dio fa crescere quel famoso albero, il giardino dell'Eden, il frutto proibito, e mentre Lucifero fa capire a Dio che governare gli uomini in quel modo, con cui ha fatto con le cose, gli animali, le piante, non andasse più bene, e lo mette proprio alla prova Adamo ed Eva, e infatti loro, come si dice, avevano peccato, e Dio cosa fa? Anziché capire di aver sbagliato, di ammettere il suo errore, decide di incolpare Lucifero, anche gli esseri umani, allontanandoli dal paradiso terrestre e non facendoli tornare mai più. E qui praticamente inizia la storia, che viene contaminata, perché si genera un caos dentro il caos. E quindi tutto viene falsato, cioè praticamente la menzogna prende il posto della verità, e da quel momento in poi nascono tutte le religioni, cioè che vengono confuse, mettono Dio al primo posto e Lucifero come il grande inganno, il grande mentitore, il grande avversario, l'oppositore. E questo lo trovo veramente sbagliato, perché né più faccio un discorso logico, non faccio un discorso di fede, perché la fede deve essere comunque supportata da un discorso logico, altrimenti non resiste. Ok, quindi grazie a Marco Enrico De Graia per questa domanda, ma ce ne abbiamo un'altra domanda. Ciao Stefano, io sono Sara, ma mi verrebbe da chiederti: che cos'hai tu in comune con Lucifero? Perché Lucifero si sarebbe rivelato proprio a te? Ma io questo non te lo saprò mai dire, perché si è rivelato a me, magari l'avrò toccato ad altre persone. Io ho scritto un libro e penso di essere stato io a scriverlo, quindi non potrò mai risponderti a questa domanda, però posso dirti che io penso con la mia testa. Quando mi raccontano le cose vado a informarmi, faccio una ricerca e mi sembra la cosa giusta, non credo quello che mi raccontano in TV, nella radio, quello che raccontano i nostri politici solitamente, perché vedo solo tanto inganno e quindi non credo neanche nelle religioni come vengono spiegate e raccontate. Penso che sia la storia sia tutto un generare menzogne in modo che il potere possa gestire la terra. Ecco perché vi ho chiesto prima cosa pensate del mondo, se questo mondo vi piace, è ben governato e ben gestito, e se aveste voglia di cambiarlo che cosa fareste voi personalmente. Ma infatti a riguardo io ti volevo rispondere che secondo me il mondo non è assolutamente ben gestito, però il problema, come diceva Denise prima, che un po' è nostra responsabilità, però bisogna mettersi tutti insieme per fare qualcosa, non basta purtroppo una singola persona che abbia delle idee differenti, ma dovremmo evolverci tutti quanti in questi ragionamenti. Infatti il mio libro spiega proprio quello, spiega da una soluzione che richiede comunque responsabilità, un po' di abnegazione verso le vecchie cose, il vecchio te stesso, un po' di nichilismo, ma anche tanto coraggio. Ma io la domanda che faccio sempre a tutti è: ma cosa hai da perdere? Questo è importante, cosa hai veramente da perdere? Cosa hai da perdere nel fare che cosa? Cioè nel fare il tuo dovere, cioè il dovere di dire non voglio pensare come la massa, non voglio accettare certe regole che mi vengono imposte, che sono illogiche, perché io mi ricordo delle scene durante la pandemia quando mi dicevano: hai ragione, però sono le regole, però io ho ragione. Perché mi dai ragione? Io però speravo mi dicessero: no, hai torto, questa regola esiste, perché invece mi davano ragione, però sono le regole. Ora vuol dire che le regole sono fatte contro gli esseri umani, non sono fatte a favore degli esseri umani, almeno una buona parte. Contro la ragione, soprattutto. Quindi, a volte sì e a volte no. Abbiamo un'altra domanda. Vorrei fare una domanda. Mi veniva in mente questo pensiero. Io ho letto il libro e, a differenza di tanti libri, l'ho trovato abbastanza simpatico, pur essendo profondo. Il problema, mi piacerebbe sapere se questo libro avessero la possibilità di leggerlo in tanti, potrebbe addirittura creare un piccolo movimento, perché a differenza di altri libri l'ho trovato abbastanza interessante come modo di parlare. Perciò, oltre il contenuto del libro, la difficoltà è proprio quella di inserire questo testo nelle menti degli altri. Allora sarebbe interessante
capire che idea uno si fa e dello scrittore, che è un mio amico, e soprattutto del libro, che lo trovo abbastanza, indipendentemente diciamo dal diavolo, lo trovo abbastanza perverso, abbastanza intelligente. Io sono d'accordo su cosa ha detto la signorina, che in questo momento non mi viene in mente il nome, Denise, che ha detto una grande verità. È inutile che noi ce la prendiamo col governo, il governo l'abbiamo eletto noi, siamo noi che dobbiamo cambiare, non dar la colpa agli altri, più o meno è il pensiero. E io penso che gli sbagli che ho fatto, ad esempio, come le cose belle, sono solo merito mio. Perciò il governo che abbiamo è quello che abbiamo votato. Ritornando al volume, al libro, non lo dico perché conosco l'autore, lo dico proprio perché l'ho letto. L'ho trovato un libro simpatico, veloce e profondo. E su di me ha dato un'impressione. Purtroppo mi piacerebbe sapere se questo libro avesse successo, l'impressione che dà sugli altri. Basta, questa era una mia idea. Certo, la difficoltà è farlo leggere a tanti, perché già i libri sono noiosetti. Questo non è noioso, perché è un po' perverso, mi ripeto. Io ti ringrazio per l'intervento, hai detto delle cose molto, molto giuste, le condivido. Questo libro è un libro che ha una caratteristica importante, è semplice. È un libro per tutti, anche per i ragazzi, anzi soprattutto per i ragazzi che iniziano magari a frequentare gruppi religiosi, quindi è un libro che apre già gli occhi per non cascare nella solita rete. E io ho creato un'introduzione e una premessa che è molto importante, che va letta in un certo modo, e questa premessa contiene una chiave dove mi metto praticamente io a nudo, io a rischio, perché per esempio devo darlo io, perché potrebbe essere anche una nuova religione rivoluzionaria a livello di logica. Perché io sono sempre stato convinto che il potere va combattuto, il potere non lavora per i cittadini, questa è la storia che ce lo insegna, lavora sempre contro i cittadini. Poi ce ne accorgiamo, vediamo quello che succede, quando vogliamo che venga fatta eseguita qualcosa nel nostro posto, il posto dove viviamo, dobbiamo sempre batterci con la burocrazia, quindi questo fa capire come funzionano le cose almeno nel nostro paese. Però io ho creato, ripeto, una premessa, e questo libro va letto tutto insieme di un colpo solo, lo dico proprio in un solo soffio notturno, perché c'è una chiave. Una volta trovata questa chiave, comincio a leggerlo, e all'inizio è un po' noioso perché ripete un po' la storia biblica con dei cambiamenti ovviamente, e poi verso metà libro si scatena appunto Lucifero, scatena un po' l'inferno. Diciamo che allora, intanto sappiamo, abbiamo scoperto, prima di sentire la prossima domanda che dobbiamo rimandare a fra un attimo, abbiamo scoperto che c'è una chiave che noi dobbiamo trovare nell'apertura, nella premessa del libro. A tra poco. Siamo di nuovo in vostra compagnia, siamo di nuovo in studio, e intanto grazie per queste domande che ti stanno comunque portando a raccontarci, a entrare nel merito di questo libro. Abbiamo scoperto che ci vuole una chiave e per poter interpretare il pensiero di Lucifero, e che questa chiave noi la troviamo nella prefazione del libro, no? Ci hai dato qualche consiglio. E adesso continuiamo ad ascoltare le domande di questo meraviglioso pubblico. Prego. Collegandomi all'intervento del signor Carlo, ho la speranza che in tanti lo leggano. Ecco, ma se lo legge il cattolico classico, non voglio dire bigotto, cattolico normale che va in chiesa la domenica, può dare fastidio? Ma assolutamente. Premesso che non l'ho letto, ovviamente, quindi. Assolutamente, può dar fastidio. Io infatti nella campagna che sto facendo su internet ho un sacco di commenti negativi da parte di religiosi fanatici, c'è gente convinta di alcune verità raccontate, insomma la solita storia, è come se loro avessero la verità in mano, io no, quindi io fossi magari una persona deleteria, una persona che mette in cattiva luce le faccende di Dio, divine. Ma io dico questo, nella premessa praticamente c'è qualcosa che fa capire che quella luce originale del mondo che portava Lucifero, che è stato investito di questo compito, ce l'abbiamo tutti dentro, ma ci è stata spenta.
se capisci, trovi la chiave e vai, entri nella premessa con quella chiave, riesci ad avere il coraggio di iniziare a leggerlo, perché è un libro che potrebbe far male all'inizio, perché praticamente la domanda è: chi sono io adesso dopo aver finito di leggere il libro? Cioè non sono più quello di prima, che cosa posso fare adesso per darmi un'identità nuova e per fare qualcosa per me e per gli altri? E vediamo di scoprirlo. Abbiamo ancora Sara. Giuseppe, scusa, ho visto la mano di Sara alzata, pensavo... No. Prego. Ciao Stefano, sono Giuseppe, sono coetaneo, ho 30 anni più 27 di esperienza. Volevo chiederti, nel dialogo con Lucifero, ti sei posto qualche domanda, hai fatto qualche domanda? E Lucifero, nei confronti dell'Arcangelo Michele, come si pone? Ma io non ho neanche menzionato l'Arcangelo Michele nel libro. Io parlo della battaglia tra Lucifero e Dio, cioè di questo Lucifero che viene allontanato dalla terra, viene menzionato come il male assoluto, e quindi gli esseri umani vivono con questo concetto: il bene è Dio, il male è Lucifero. E quindi cioè, sulla base di questo è tutto diventa falso. Perché non è detto che Lucifero sia il male. Io ripeto, c'è una luce originale che abbiamo tutti dentro, ma che ci è stata spenta, dobbiamo solo ricercarla. E non la ricerchi nella religione, quella canonica, quella di tutti i giorni, quella che esercitano i poteri forti. Perché voi sapete benissimo che religione e politica vanno d'accordo, vanno a braccetto. E quindi c'è il potere, sa benissimo come stanno le cose, però per poter governare deve creare... disaccordo fra gli esseri umani, e quindi le religioni servono anche a quello, per tenerti buono, incatenato. Noi siamo indottrinati, non siamo persone che... Cioè la cultura è un'altra cosa, la cultura è ricercare, andare a fondo e darsi da fare, mettersi sempre in discussione e creare sempre il dubbio alla certezza. Questa è la cultura, il resto sono indottrinamenti. Bene, e invece per quanto riguarda, mentre si raccontava Lucifero, ti sono venute delle domande dirette da fare a lui? No, perché io ero praticamente ispirato, quando mettevo le mani al computer non c'erano domande, era tutta una storia che veniva automatica, cioè io non mi rendevo neanche conto a volte, e poi mi nascevano delle idee, io andavo chiaramente, quando poi la mattina ero sobrio, tra virgolette, andavo, leggevo quello che avevo scritto di notte, andavo poi a ricercarlo, e mi rendevo conto che tutto filava liscio, era molto logico, e siccome Lucifero è il re del ragionamento, il re della logica, mi sentivo anche stravagante in questa operazione che stavo portando avanti. Io ci ho messo 10 anni a concludere il libro. E se gli dovessi fare ora una domanda, visto che hai scritto di Sana Pianta? Credimi, non ho mai avuto domande da fare a Lucifero, perché tutto è venuto molto chiaro, molto, in maniera molto normale, molto tranquilla. Certo. Anche se ho avuto dei momenti di perdizione durante la scrittura, ho avuto momenti in cui pensavo di essere addirittura posseduto, avevo, a volte mi saliva anche la febbre, mi sentivo strano, ecco. E poi ho iniziato ad abituarmi con questa cosa, quindi mi piaceva anche, però fino alla fine ho avuto un momento di tormento interiore, quindi non facevo domande, andavo avanti, perché mi era stato consigliato di comportarmi in questo modo. Ti era stato consigliato di comportarti in questo modo. È inquietante quello che tu ci stai raccontando. Andiamo avanti con le domande. Abbiamo di nuovo Marco Enrico De Graia, esperto e appassionato tra l'altro di religioni antiche, che tu hai nominato più volte, no, nel tuo racconto, Stefano, che ci fa un'altra domanda. Sì, ma più che una domanda, la domanda viene dopo. Volevo fare una puntualizzazione sull'interessante discorso che ha fatto l'amico. Dunque, noi dobbiamo partire da un presupposto. Le antiche religioni, e quindi le tradizioni che sono arrivate nelle religioni successive, nel caso specifico ad esempio le tradizioni ebraiche piuttosto che anche quella islamica, ma lo ritroviamo nel primo libro di Enoch, che una volta era nella Bibbia, poi è stato tolto, e via discorrendo. Quelli che oggi vengono chiamati demoni, comunque diciamo gli avversari, no, di Dio, questi non sono nient'altro che angeli. Sono angeli che un giorno hanno avuto il coraggio di dire di no. Hanno detto di no a delle richieste o delle imposizioni, e loro invece si sono comportati così lo stesso,
e ora vi dico come si sono comportati, e allora sono stati puniti. In che maniera? Sono stati allontanati. A parte che queste antiche tradizioni dicevano che loro sarebbero dovuti vivere sulla terra 2000 anni, quindi la condanna in realtà sarebbe già finita e quindi oggi sarebbero ritornati dove erano. Questi non avevano fatto nient'altro che andare ad insegnare, e questo c'è anche nella Bibbia, con Seth quando è uscito, no, dal Caino, che è uscito dall'Eden, hanno insegnato agli uomini a lavorare, gli hanno insegnato i metalli, gli hanno insegnato a usare il fuoco, gli hanno insegnato l'agricoltura, gli hanno insegnato l'artigianato. Quindi l'uomo in realtà, i primi a cui hanno fatto del bene a loro sono stati questi qui, che erano in realtà degli angeli, ma sia nella Bibbia che anche nel Corano Dio non voleva questo e quindi li ha puniti, li ha allontanati, no? Salvo poi rivedere dopo la sua posizione, eccetera eccetera. Quindi la punizione, perlomeno iniziale, è stata questa, è stata dovuta a questo, cioè avevano voluto aiutare l'uomo a uscire da quello stato primordiale che c'era di uomini delle caverne, ecco, diciamo così, iniziando la loro strada. La domanda, ero curioso, ma tanto lo leggerò da questa sera, se Lucifero in questo atto di scrittura automatica, che non è il primo che sento, quindi non è che ti sia capitata una cosa così strana, ha percorso tutto questo oppure ha narrato una vita magari soltanto su dei punti più che dal suo punto di vista erano importanti? Lucifero ha fatto praticamente la storia degli esseri umani, perché poi in quella condizione ha dovuto reinventarsi, sapendo di essere un angelo di luce ed essendo trattato da un angelo di morte, ha dovuto cercare di fare la sua battaglia, di difendersi, e quindi ha creato, secondo me, ha creato lui la Chiesa, il grande inganno, ha creato lui le religioni, alcune religioni, e ha creato anche una contrapposizione fra gli uomini, ha lasciato gli uomini intelligenti di poter ricercare e capire, e gli uomini che si accontentavano di continuare a fare la solita vita, cioè lui ha fatto quello che noi abbiamo voluto in un certo senso, quindi non è responsabile di quello che è successo, lui ha semplicemente messo in atto un suo discorso molto logico e detto: voi siete quello che mi avete mostrato di essere. Lui si è mostrato a tutti, si è fatto conoscere da tutti, però non abbiamo avuto gli occhi per poterlo vedere e per poter fare una scelta ben precisa. È interessante anche questo aspetto, no? Questa opinione. Grazie. Ancora una domanda, vedo che è in arrivo da Denise. Sì, uno spunto di riflessione, perché nel libro si parla di una battaglia e anche oggi si parla di questa battaglia fra Dio e Lucifero, però bisogna un po' ricordarsi che Dio è il papà di Lucifero. Come può un padre far capire la forza al proprio figlio se non mettendolo di fronte a sfide, di fronte a difficoltà? Cioè la mia visione è più che non è una battaglia, è più un far riscoprire a Lucifero che è un angelo. Però quando è incarnato sulla terra non ricorda di essere un angelo, quindi l'unico modo per ricordare o per sperimentare è vivere delle esperienze che possono essere positive o negative, e solo lì può riscoprire quella luce che effettivamente c'è. E poi prima parlavi anche del fatto che le luci si sono spente. Se le luci si sono spente vuol dire che si è nell'oscurità. Quella fiammella in verità può essere piccolina ma esserci, o proprio nell'oscurità totale? Tutti ce l'hanno quella fiammella, inevitabile, però c'è chi è riuscito a svilupparla nel corso del tempo, chi invece l'ha lasciata addirittura spegnere, ma questa è una scelta personale. Però ripeto, lì il discorso è l'indottrinamento che ti porta poi a non voler cambiare, perché è molto difficile a volte rimettersi in discussione quando tu hai passato una vita credendo in certi valori che sono sbagliati, non vuoi più ammettere la testa di aver sbagliato, quindi piuttosto vai avanti così e continuare a sbagliare pur sapendolo, e quindi diventa un dramma. Ma questo, ripeto, fa parte di un percorso di vita che ci fanno fare a tutti, cioè noi veniamo indottrinati dalla famiglia, dalla scuola, dal lavoro. Ma in questo caso invece la domanda, Dio comunque è il papà di Lucifero, e se fosse solo in verità un aiuto per far riscoprire dentro suo figlio tutta la potenza che ha?
Ma Lucifero è un'invenzione spirituale? Sentiremo la tua risposta tra pochissimo. Siamo tornati, aspettiamo la tua risposta alla domanda di Denise. Naturalmente ricordiamo, l'hai detto all'inizio, però mi piace ricordare il fatto che questo libro comunque è un pretesto, certo, per affrontare degli argomenti. Non è un libro satanico, non c'è esatto. Nulla al satanismo. Io non sono un satanista, non sono un occultista, un esoterista, sono una persona che cerca di fare un ragionamento, di portarlo avanti, con delle teorie comunque vere. Lucifero ha governato insieme a Dio, rispondo poi alla domanda di Denise infatti, ma improvvisamente viene allontanato per quello che ho detto, perché lui aveva capito che il modo in cui Dio esercitava le cose con gli esseri umani non poteva andare bene, e l'ha messo alla prova, cioè gli ha fatto capire: guarda, io adesso ti dimostrerò che ho ragione io. E Dio, stando alla storia biblica, secondo me, anziché ammettere di aver sbagliato, di usare un modo diverso di comportarsi con gli uomini, ha preferito allontanarli tutti quanti, cioè gli esseri umani e Lucifero. E lì è nato il bene e il male, il concetto sbagliato del bene e il male. Perché chi di noi ha il potere di dire cosa sia il bene e cosa sia il male? Cioè chi ha questa la verità in mano? Io non conosco nessuno che mi abbia mai detto in vita mia: io so cosa sia il bene e cosa sia il male. Nessuno, è tutto molto personale, molto soggettivo. Dentro di noi, lo sappiamo, c'è un po' di tutto, no? C'è il bene, c'è il male, poi lo diciamo sempre, si è sempre detto, che sta poi a noi capire a quale lato dare più importanza, dare più... Perché c'è un fattore importante, anche l'egoismo degli esseri umani, e quello è un ruolo importante e va a determinare anche poi i risultati del bene e del male. Assolutamente sì. Vorremmo dedicare quest'ultimo nostro tempo al nostro ospite. No? Volevo fare una domanda io, se posso. Prego. Volevo fare una domanda che attraverso il mondo dei social, no? Perché comunque hai una pagina dove parli del tuo libro e altre varie cose che tu fai, no? E io, seguendo i social, leggo spesso che comunque ti si viene considerato un manipolatore. Ecco, tu che cosa avresti da dire a queste persone a riguardo? Lo sono, è vero, sono manipolatore, però nel senso buono. Cioè cerco di capire le persone, la loro sensibilità, la loro forza, la loro debolezza, e cerco in fin di bene di mutarli. Perché ci sono persone, cioè, la manipolazione non è una cosa sbagliata se usata in fin di bene. Come ad esempio le belle bugie, no? Che si dicono a volte ai bambini per farli crescere. A volte le bugie, dette in un certo modo, fanno anche bene. Sono le menzogne, quelle vere, che fanno male, quando vieni tradito, quando vieni illuso, quelle sono le vere menzogne. E quindi manipolare non è sbagliato, l'importante è capire, avere la responsabilità di quello che stai facendo, di rapportarti con la persona che è di fronte, capire i suoi limiti e le debolezze. E quindi se tu lavori in manipolazione per aiutare una persona, fai benissimo, è una tua dote. Il problema sono quelli che la usano in fin di male per trarre da te qualcosa, per succhiarti anche l'energia. È una risposta, dovremmo poi approfondire magari nelle prossime puntate, perché la parola manipolare comunque non è mai esattamente positiva. Ma come la parola male, non è positiva, però dunque, ci sono a volte animali che fanno bene. Dunque dobbiamo tornarci, è un'ottima domanda, grazie. E adesso io darei la parola al nostro ospite. Torniamo da Marco Enrico De Graia, che tra l'altro è stato tuo ospite per una serie di trasmissioni in cui avete affrontato dei simboli, molto importanti che riguardano Torino e in qualche modo toccano anche il tuo libro. Sì, perché parlano di Lucifero, Gesù e la Maddalena. Abbiamo fatto un tre puntate insieme dove lui si è proprio sbizzarrito raccontando la storia di quei luoghi e quindi la magia vera, quella che esercitano veramente questi posti, e ha fatto un racconto dove mi sono trovato molto, senza volerlo, vicino al mio libro, quindi ho sentito molto il racconto di Marco. E quindi a te la parola, anche perché hai anche tante competenze in merito, essendo un appassionato proprio di religioni antiche, in qualche modo puoi anche avvicinare la storia proprio dei fatti con quelle che sono un po' le invenzioni, posso dire, talvolta dell'uomo, no? Che
abbiamo avuto bisogno di aiutarci con la fantasia per poter accettare dei pensieri per noi troppo grandi, no? Troppo difficili da accettare. Sì, io volevo iniziare questo discorso adesso per poter dare un seguito, no, a tutto quanto abbiamo sentito oggi, andando a vedere quelle che erano le religioni più antiche, che in tutte vi è questo scontro fra due entità, che l'una vedeva se stessa come il bene e vedeva l'altra come il male, no? Se tu ti spostavi nel campo, passavi dall'altra parte, e il ragionamento era esattamente lo stesso, no? Questo è noto ad esempio in India, no? Dove ci sono i Deva e gli Asura, no? Dove gli Asura sono visti male in certe zone e invece i Deva sono visti bene in altre. Ad esempio i Deva qui da noi ha poi preso Divus, ha preso il termine di dei, quelli dell'Olimpo, del Valhalla, no? E via discorrendo. Ma questo vale anche, ad esempio, per ritornare sul tuo discorso, lo vediamo in Cina, no? Nell'antichissima religione, che oltretutto in Cina hanno delle tradizioni molto più antiche di quelle che abbiamo noi, dei Sumeri, piuttosto che biblica o egizia, no? Hanno tradizioni molto più antiche. E loro narrano che un giorno scese quello che ancora oggi è il simbolo della Cina, no? Questo dragone che lanciava le fiamme, no? Dalla bocca. È sceso questo dragone nella zona del nord, diciamo, di Pechino, si è aperta la bocca, sono scesi tutta una serie di personaggi che la popolazione locale immediatamente ha riconosciuto come degli dèi, no? Perché? Perché questi avevano delle conoscenze, delle competenze che loro non avevano. Questi, la prima cosa che hanno fatto, hanno cominciato a insegnargli l'agricoltura, l'allevamento, come lavorare i metalli, e via discorrendo, elevando queste persone da uno stato primitivo a portarli a uno stato di sussistenza di un certo livello. Poi naturalmente ne sono entrati, ne hanno preso un po' il controllo, il potere, eccetera, perché anche in Cina, come in India, come in Persia, come in Egitto, soprattutto in Grecia e a Roma, questi dei riconosciuti come dei, non è che fossero dei scesi d'acqua, riconosciuti come dei, questi prendevano moglie, cioè era raccontato anche nella Bibbia, no? Prendevano moglie fra le donne terrestri e nascevano dei bambini che erano semidei, e questi poi presero il potere sulla terra. Ebbene, in tutto questo la tradizione dell'antico Giappone, dell'antica Cina, dell'antica Indocina, dell'antica India, Persia, Sumeri e via discorrendo, c'è sempre poi una lotta intestina fra due fazioni che comunque porteranno ad un certo momento ad avere una battaglia finale, che nella Bibbia è Gog e Magog, piuttosto che Ragnarok nel nord Europa e via discorrendo, dove le forze identificate della luce e delle tenebre, però lì è, ripeto, è sempre il punto di vista, in cui solamente una riuscirà poi a prendere il sopravvento, e questa governerà poi la terra nel nuovo mondo, il nuovo mondo dove sarà un mondo di delizia, eccetera eccetera, la nuova età dell'oro e via discorrendo. Quindi per concludere questa parte di discorso, abbiamo avuto una parte iniziale dove gli dei ci hanno, ipotetici dei, no? queste persone che ci hanno insegnato tutto, no? Tutto quello che è servito per far partire la civiltà, e poi informano che ritorneranno alla fine dei tempi. Però nel frattempo, dietro le quinte, vi è questa lotta fra due fazioni, ma due fazioni che non è che sono di esseri completamente diversi, a volte sono fratelli fra di loro o cugini fra di loro in base alle varie religioni. È proprio uno scontro che si è venuto a creare. Facciamo un esempio per tutti: Zeus lotta con suo padre Crono e poi lo uccide, no? Quindi sono lotte intestine, no? che avvengono. In tutto questo si va a inserire il discorso di Stefano di Lucifero, che non è nient'altro che una delle figure rappresentate nel Medio Oriente, no? Per indicare una delle due fazioni, no? Che è in lotta con la fazione avversa.
che questa sarà poi risolta, questa lotta, secondo quanto è scritto, noi non lo sappiamo se avverrà così o meno, in una battaglia finale fra queste due fazioni, e una delle due prevarrà e sarà quella che governerà la terra nel mondo futuro. È interessantissimo, no? Anche questo aspetto che ci porta con quattro parole, veramente in pochi minuti, ad avere un'idea generale di qualcosa che si ripete comunque all'infinito da tantissimo tempo. Sì, perché lui dice tempo, le due, no? Fazioni, ma non si capisce quale sia la fazione giusta e quella sbagliata, perché dicendo infatti, così apre proprio un mondo, proprio la verità. Infatti il punto è proprio questo, il non sapere qual è in realtà la fazione giusta e quella sbagliata. Credo che in qualche modo sia anche il tuo intento, no? Quello di farci ragionare su quello che è il bene e il male, ma secondo il nostro pensiero. Perché io rimetto tutto pensiero in discussione. Esatto. Quindi no? Se tu vuoi leggere il libro passo per passo ti renderai conto che è tutto un discorso logico, scorrevole. Questo semplice. È sempre il tuo punto di vista, ricordalo, certo, lo ricordiamo certo, ai certo. Nostri ascoltatori, perché i punti di vista sono tanti. Ci dobbiamo salutare perché il nostro tempo è terminato. Diamo l'appuntamento naturalmente a giovedì prossimo alla stessa ora, ma prima di salutarci dobbiamo fare dei ringraziamenti molto importanti. Dobbiamo salutare e ringraziare i nostri sponsor, che sono la ferramenta Calcagno di via Madama Cristina 11 a Torino, il fioraio Fiori e Fogli via Millefonti 14B di fronte all'Ingotto Fiere, sempre qui a Torino, e di eventi di Emma Benatello. E ringraziamo ancora anche, tra l'altro, tanto e tantissimo Paolo Chiusano per il grandissimo contributo che ha dato sì. A questo programma. E di nuovo, grazie Stefano. Ci vediamo giovedì prossimo. Grazie Stefano Napoletano, grazie ai nostri ospiti. Alla prossima.